La questione del nascondimento è interna alla questione della teologia, dove è stata la tradizione teologica occidentale che ha abituato il pensiero a riflettere fino in fondo alla questione del nascondimento del senso. In questa prospettiva l'allegoria è proprio una tecnica di interpretazione dei testi e della realtà di rinvio al senso nascosto. Quindi è una stimolazione del desiderio nella direzione di ciò che si sottrae, di ciò che si nasconde. E questa struttura della rivelazione del nascosto è in fin dei conti quella che anima non solo tutta la tradizione teologica occidentale, ma in particolare il pensiero di Agostino, che si impegna a complicare la nozione del nascondimento del senso e quindi di approfondire il sottrarsi della disponibilità della verità, del senso, della realizzazione del desiderio umano.